Nel Vangelo di oggi, preso da Matteo, capitolo 21, dal versetto 33, ci viene presentata una significativa parabola, quella di una vigna accudita e affidata a dei vignaioli, presso i quali, a tempo debito, il padrone manda i suoi servi a ritirare il raccolto. Ma i contadini, preso i servi, uno lo bastonarono, un altro lo uccisero e un altro lo lapidarono. Dopo aver mandato un numero maggiore di servi e constatato che ugualmente e brutalmente li uccidono, manda suo figlio, credendo che lo avrebbero rispettato. Invece l'invidia acceca e lo uccidono ugualmente. Quale sorte sarà riservata a quei malvagi vignaioli? Chiede Gesù. Gli rispondono: quei malvagi li farà morire miseramente e darà in affido la vigna ad altri contadini che gli consegneranno i frutti a suo tempo. Il paragone con ciascuno di noi, con la nostra esperienza, è conseguenziale e inevitabile. La vigna è la vita, il raccolto le nostre opere, le cure sono le attenzioni e i doni con cui Dio continuamente ha visitato la nostra storia personale. Ma noi siamo migliori e più solerti dei malvagi vignaioli? Dio moltiplica i suoi gesti di amore fino a mandare il suo figlio, ma l'uomo continua a rispondere no. E tuttavia, pur con dolore, Dio rispetta questo no che l'uomo gli getta in faccia. Dio è deluso, ma non si scoraggia. Ma chi perde in questa storia? L'uomo. Siamo noi che con il nostro continuo no a Dio costruiamo la nostra infelicità. Diventiamo capolavori falliti. Tutto quello che Dio poteva fare lo ha fatto e continua a farlo. Ma Dio non salva nessuno che non lo voglia. Diceva Sant'Agostino: chi ti ha creato senza la tua volontà non ti salverà senza la tua volontà. Nonostante le nostre infedeltà, Dio rimane fedele al suo patto d'amore. Il mondo è di Dio, ma è dato a chi lo rende migliore. Lo ha dato a noi per coltivarlo e portare frutti. A tutti auguro una buona e serena giornata nella pace del Signore.